Romagnolo. Il nostro romagnolo Giuseppe Giacomazzi. Buonasera. Buonasera, grazie. Grazie per questa fiducia che vi pervade. Io devo dire una cosa, io credo che in tutte le case dove c'è una coppia sposata o che convive da lungo tempo, si sente, prima o poi l'uomo sente il bisogno di cambiare arredamento. Lo sente perché lei gli rompe le palle continuamente e quindi te senti che è ora che è il bisogno che devi cambiare. Allora l'uomo, no. L'uomo a quel punto ha chiaro nella sua testa cosa deve fare. Limite di spesa, 1.000 euro. Mercatone 1. La donna, limite di spesa è un concetto che non sa cosa voglia dire e ignora dove si trova il mercatone 1. Però l'uomo sa che quando la cosa è buona ed è giusta, prende il coraggio a due mani e affronta a muso duro sua moglie, come ho fatto io. Prendi il coraggio, è una cosa giusta, vai davanti a lei, poi gli fai: scusa amore, dovendo cambiare, perché non andiamo a prendere la roba al mercatone 1? Te ti aspetti una badilata a cavallo dei denti e invece lei ti spiazza. Sono più forti proprio. E ti dice: sì. No. Sì, ci andiamo. Poi te la vende da Dio proprio. Ci andiamo, però prima di andare nella grande distribuzione, nel grande negozio, nel grande mercatone, senti come te la vende subdolamente: perché non andiamo a vedere quel piccolo negozietto etnico? Me l'ha detto Luigia. E poi, sinceramente, io sono stanca di decidere per tutti e due. Voglio che anche tu dici la tua. Anzi, facciamo così, andiamo a vedere, se non ti piace niente, non compriamo niente. Ma vieni! E te ci credi. Quindi parti per il negozio etnico, intanto lei ne discute, te lo illustra proprio. Ah, c'è un architetto giovane, un po' estroso, ma di una finesse. Mi ha detto Luigia, di una finesse. Siamo arrivati al negozio etnico, è arrivato l'architetto. Dire estroso non rende l'idea. Diciamo che Malgioglio a confronto è Tarzan, ma molto più ingaggiato proprio. No, pantalone rosa. Da paura, eh? Pantalone rosa, camicia bianca di pizzo, l'eyeliner nell'occhio per dare profondità al sguardo, e non ce l'aveva solo nell'occhio, secondo me. È uscito e ha fatto: amore! A me? Mi sono subito abbracciato a una colonna etnica, perché a me mi dà fastidio la sciabbia nel costume d'estate, puoi immaginarti. Cioè. Amore, avete fatto bene a arrivare, siete perfettamente puntuali, come d'accordo, ho qui l'oggetto che avevamo parlato al telefono. E lì ti rendi conto che ti hanno preso per il culo a morte. E cominci a tremare. Anche i tuoi due neuroni, quello che non fa mai niente, vien fuori, si abbraccia con quell'altro. Oddio, se ti davo una mano prima era meglio. L'architetto sposta una tenda etnica e al di là nella nicchia etnica, illuminata dall'americana degli U2, c'è lei. La Saslong in cavallino selvatico del Burundi, con telaio in pioppe acero e abete scolpito a mano. 2.650 euro. Una puttanata di proporzioni nucleari! È vero, è innegabile! E te vedi tua moglie è così, un San Bernardone con la bacchi che cola. Tu capisci che sei nella fossa biologica fin qua? Ora l'uomo tenta sempre una mediazione dell'ultimo minuto. Amore, scuoti il cagnone, ma... Amore, ascolta, riconosco che l'oggetto è particolare. Ti fa cagare, non è una cosa... Riconosco che è particolare, però io credo che nel contesto del nostro arredamento non ci stia a dire niente. Non c'hai un cazzo a casa? E l'architetto lo sa, perché a casa tua c'è già stato. E allora vedi il bastardo che guarda tua moglie negli occhi e gli dice: tesoro,
Ma questo è un oggetto che sta bene ovunque. Anche in garage. No, no, in garage no. Col garage non puoi competere. Non competi col garage. Poi, lei è già convinta. Ma prova di convincere anche te. Lei, focalizzi la situazione. Tu lo rulleresti di cartoni a sangue finché rimane un pezzo in piedi, però c'è un signore, stai zitto. Focalizzi la situazione. È estate. E lei sta rasando l'erba nel giardino di casa sua. A un certo punto decide di fare una pausa. Entra in casa, si fa un bel cocktail room con molto ghiaccio che fa tanto lounge. Mette su il CD Caffè del Mar che fa tanto ambient. Poi si sdraia sulla sua chaise-longue in cavallino selvatico del Burundi, chiude gli occhi e la vita entra in lei. È bellissimo. Ma questa è l'immagine. La realtà. È luglio. Sembra che il riscaldamento della crosta terrestre si sia focalizzato sul giardino di casa tua. C'è anche il sole che fa sciopa, muori. È cattivo. Lo vedi quando il sole è cattivo. Te sei a petto nudo, sudato come un maiale che ha fatto su una gamba solo la Salerno Reggio Calabria. Oltretutto hai la macchinetta, quella bastarda maledetta che ti sputa addosso quei pezzettini di erba che ti si trafigge il costato. Ti hai già finito le bestemmie contemporanee e sei passato a quelle di fantasia. Te con un toscano in gara vinci 2-0 quel giorno lì. Quindi oltre a essere sudato come un maiale c'hai un prurito che ti gratti col rastrello. A un certo punto decidi di fare una pausa. Entri in casa, ti fai un bel bicchierone di coca e rum con molto ghiaccio, che tra caldo e freddo appena ti arriva qui te c'hai Chernobyl dentro. A quel punto non importa neanche che metti il Caffè del Mar come CD, metti qualunque cosa, tanto non lo senti. Ti sdrai sulla tua poltrona chaise-longue in cavallino selvatico. Occhio. Occhio, perché il cavallino selvatico del Burundi ha un pelo durissimo, fittissimo e finissimo. Se ti sdrai dal lato sbagliato, è come buttare il pongo sui chiodi. Te fai un'agopuntura globale che la vita non è che entra in te. Quel po' che avevi si va a casa. Te ci muori su quella poltrona maledetta. Con una soddisfazione. E quando lei arriva a casa e ti vede che sei morto sulla poltrona, ti guarda e fa, guardamo lì, ignorante. Guarda come gli piace. E non la voleva neanche comprare, la poltrona in cavallino. Giuseppe Giacomazzi! Agopuntura globale. Grazie Giuseppe! Grazie. Ciao Giuseppe. Grazie Giuseppe. Un applauso anche ai sandali, vanno applauditi in qualche modo, vi prego. E i calzini. È un maschio. Ma lui gira così anche nella vita, non è che è da personaggio. Perché ho il piede un po' forte, allora. Libera. Grazie Giuseppe ancora. Giuseppe Giacomazzi. Ora.